Dopo il discreto successo dei due precedenti video, hai paura di essere gay, come smettere di ossessionarti, e paura di essere gay e ansia da prestazione distorcono il desiderio, che puoi trovare facilmente utilizzando la barra di ricerca dal mio canale, ecco un altro video di chiarimento sulla stessa paura. Le persone che mi contattano per questo problema hanno tutti la stessa domanda: sono gay oppure no? A chi non se l'è mai fatta può sembrare assurda. In Toscana ti direbbero: ma se non lo sai te. Eppure sembra essere oggi una delle ossessioni più diffuse. Come le fobie, anche il dubbio ossessivo può riguardare gli argomenti più impensati. Ad esempio, una volta venne da me un paziente che aveva paura di poter diventare un eremita. Appena sentiva pronunciare la parola eremita, doveva spegnere subito la TV oppure scapparsene da quelli con cui stava parlando, perché era terrorizzato dalla possibilità che un domani avrebbe potuto lasciare famiglia e amici per andarsene a stare in una capanna da solo sul cocuzzolo di qualche montagna. La parola chiave nel dubbio ossessivo è appunto possibilità. Esiste sempre una piccola, remota possibilità che tu un domani possa fare o diventare qualcosa che oggi nemmeno ti immagini. Ecco, l'ossessività è intolleranza a questa piccola, remota possibilità. L'ossessivo vorrebbe poter rispondere con certezza totale e assoluta a qualsiasi domanda gli venga in mente, anche la più improbabile e strampalata. Ma come ormai dovresti aver capito, la cosa peggiore che può fare un ossessivo è cercare di dare risposte ai suoi dubbi. Perché l'ossessione non è un problema di trovare risposte. È un problema di smettere di farsi domande. Domande stupide, come direbbe qualcuno. Cioè, uscire dalle ossessioni non significa trovare risposte convincenti, perché nessuna risposta potrà mai essere del tutto convincente perché è fatto in un certo modo. Significa perdere il bisogno di soddisfare questi dubbi. Significa cioè accettare, una volta per tutte, l'imperfezione del mondo e in se stessi. Detto questo, uno dei modi per capire se sei gay è cercare di capire se ti senti più attratto da un sesso o dall'altro. Specie all'esordio del disturbo, cioè all'inizio, è più facile, perché ancora non hai così tanta confusione in testa. Dopo che il disturbo però si è instaurato a tutta forza, potresti avvertire delle distorsioni nei tuoi desideri. Ad esempio, non sentire più tanta attrazione per l'altro sesso, oppure credere di sentire attrazione per le persone del tuo stesso sesso. E questo ti lascia con l'impressione di non avere mezzi per trovare risposte. Quando sospetti di poter essere attratto dalle persone del tuo stesso sesso, un'altra angolazione da cui inquadrare la domanda può essere: in che modo te ne senti attratto? Supponiamo che tu sia un uomo. Se ti senti attratto da un altro uomo, potrebbe essere per via del desiderio di identificarti con lui. Magari vedi in lui qualcosa che ti piacerebbe essere, per esempio più forte o coraggioso. Potresti essere o essere stato un ragazzo esile, non molto alto, magari bullizzato e con una autostima non altissima. Ecco quindi che le figure maschili forti, potenti, ti attraggono. Non perché vorresti andarci a letto, ma perché vorresti essere come loro. Se ciò che senti è soprattutto questo, probabilmente non sei gay. Se invece la sensazione che senti per un altro uomo sta più sul lato del possesso, cioè se lo vedi come un oggetto sessuale da avere o da cui essere posseduto, allora potrebbe trattarsi di un orientamento omosessuale. Ma come ho detto, anche in questo caso le tue sensazioni potrebbero essere confuse dall'eccesso di rimuginazione, a un punto tale che neanche tu riesci a capire che cosa vuoi. Se sei arrivato a questo punto e non riesci più a liberarti da solo dai pensieri e dubbi intrusivi che ti perseguitano, come la paura di essere gay o di altro tipo, rivolgiti a uno specialista. Dalle ossessioni si può uscire.